amici di extremeado.com, vediamo le stessere Siberia V2 Limited Edition per quanto riguarda la retroilluminazione. Abbiamo 3 gradi sostanzialmente di intensità di retroilluminazione, livello low, livello medium e livello high. Ovviamente c'è la possibilità di disabilitare completamente la retroilluminazione e poi possiamo controllare il tipo di pulsazione. Questa è la modalità trigger, la modalità fast, la modalità medium e la modalità slow. Ecco qua. Abbiamo ancora la modalità steady, che sostanzialmente lascia la retroilluminazione delle cuffie sempre accesa. Come abbiamo già visto durante la recensione, i driver offrono questi tipi di configurazione. Vediamo ancora la possibilità di spegnere la retroilluminazione per completare il ciclo. Ecco qua. E oltre a questo permette soltanto la regolazione dell'equalizzatore. Con questo abbiamo terminato la recensione di queste 6 serie Siberia V2 Limited Edition. Continuate a seguirci sul nostro portale.